In God We Tunes. In God We Tunes. Musica e parola. Buonasera a tutti, caro pubblico di Radio Vigiova. Oggi dobbiamo entrare in un testo bellissimo di Niccolò Fabi, Una buona idea. Ma la domanda che ci guida è sempre quella: chi se ne frega? Cioè, quale buon motivo abbiamo per perdere del tempo a sentire questo testo? Allora, questo testo è importante perché parla di un'antitesi. Che cos'è un'antitesi? Due cose, una al contrario dell'altra. La prima viene ripetuta all'inizio di ogni strofa, si chiama anafora quando viene ripetuta una parola all'inizio di ogni strofa. E questa parola è "io sono un orfano". Niccolò Fabi si mette nei panni di un orfano, quindi vediamo, proviamoci anche noi, proviamoci a metterci nei panni di un orfano. Quali sono le caratteristiche tipiche dell'orfano? L'orfano sente la mancanza, ha un desiderio. Quindi ecco, è un testo che parla di ciò che ci manca, di ciò che desideriamo. E l'elenco che fa Niccolò Fabi sono sostanzialmente di tre tipi, sono tre le mancanze, i desideri che ha. È orfano del passato, infatti lo dice, sono orfano delle storie, degli anziani, dei cordoni ombelicali, e sono orfano dei pomeriggi al sole, delle lavagne, del vinile, delle lenzuola, delle voci nel cortile, no? Quindi probabilmente dell'infanzia. Quindi sente la nostalgia del passato. Dall'altro, sente la nostalgia di qualcuno che gli dia un motivo, un obiettivo per vivere. Cioè, lo dice, sono orfano di uno slancio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire, di un maestro da ascoltare. Il terzo elemento di cui sente la mancanza è la, diciamo così, la politica, una buona politica, un'Italia gestita bene, lo dice alla fine. Sono orfano di partecipazione, di una democrazia che non sia un paravento, di onore, dignità, misura, sobrietà, di una terra che non è calpestata, quindi non solo l'Italia ma tutto il mondo. Queste sono le tre cose di cui sente la mancanza: il desiderio, la nostalgia. La nostalgia, lo sappiamo tutti, è una grandissima trappola, perché ci può nascondere, ci può far fuggire dalla realtà e nascondere invece nel passato che non torna, i bei tempi andati. Come si fa a salvarsi dalla nostalgia? Con il secondo elemento dell'antitesi, che è il contrario del primo. Cos'è il contrario di un orfano? È diventare padre. Sì, ti senti orfano, ti senti legato alla nostalgia, al rimpianto. Se hai perso un padre, diventa padre a tua volta. È questo che ci vuole dire Niccolò Fabi in questo testo. Crea ciò che cerchi. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Vuoi delle buone idee? Creale. Non vuoi avere degli orfani? Fai delle idee. Nel ritornello ci si proietta verso il futuro, ma con tutta la drammaticità di sapere ciò che uno ha perso. Del futuro non si parla perché è ancora tutto in divenire, da creare, ma gli indizi sono seminati nelle strofe. I desideri che Niccolò Fabi semina nelle strofe li possiamo trovare poi nel ritornello, cioè nella nostra vita. Ciao! In God We Tunes. Sono orfano di acqua e di cielo, frutto che da terra guarda il ramo, orfano di origine e di storia e di una chiara traiettoria. Sono orfano di valide occasioni, del palpitare di un'idea con grandi ali, di cibo sano e sane discussioni, delle storie degli anziani, cordoni ombelicali. Orfano di tempo e silenzio, dell'illusione e della sua disillusione, di uno slancio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire, un maestro da ascoltare. Di ogni mia giornata che è passata, vissuta, buttata e mai restituita. Orfano della morte e quindi della vita. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. 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 Sono orfano di pomeriggio al sole, delle mattine senza giustificazione, del nero di lavagne e di vinile, di lenzuola sui balconi, di voci nel cortile. Orfano di partecipazione,
somiglia all'uguaglianza di una democrazia che non sia un paravento, di onore e dignità, misura e sobrietà, e di una terra che è soltanto calpestata, comprata, sfruttata, usata e poi svilita, orfana di una casa, di un'Italia che è sparita. Mi basterebbe essere padre di una buona idea, 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 di una buona idea. Orfano di acqua e di cielo, orfano di origine e di storia e di una chiara traiettoria. Queste parole rievocano dentro di me una storia antica. Si tratta di un personaggio biblico molto conosciuto, il grande padre Abramo. Lo chiamiamo padre perché questa è stata la promessa di Dio per la sua vita, diventare padre di una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Niccolò Fabi fa un collegamento interessante tra il sentirsi orfano e il desiderio di diventare padre. Ecco, ad Abramo è capitato esattamente questo. Prima di diventare padre, ha dovuto sentirsi orfano. Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre. Inizia così la storia di Abramo. Viene sradicato da suo padre, dai suoi parenti, dalla sua terra di origine. Siamo al capitolo 12 del libro della Genesi. Il testo ebraico usa un'espressione curiosa, lek lekka. La traduzione è vattene, però il significato è più intenso. Vai verso te stesso, vai a scoprire la tua identità profonda, ciò che ti sta a cuore, ciò che abita dentro di te. Prima di diventare padri, di una buona idea o di una grande discendenza, bisogna sentirsi orfani. Di acqua e di cielo, di origine e di storia, di una chiara traiettoria, lasciare la casa paterna, mettersi in cammino, attraversare l'attesa e la nostalgia, sentire il bisogno di uno slancio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire, un maestro da ascoltare, sentire la mancanza di qualcosa e al tempo stesso avere un senso di gratitudine per tutto ciò che è stato un dono e che ora ci manca. E tutto ciò significa andare verso se stessi. Qui avviene il passaggio chiave nella vita di un uomo, il passaggio dalla nostalgia alla restituzione, dalla lamentela alla responsabilità. Ha dovuto attendere parecchio Abramo, la promessa di una terra e di una discendenza si è realizzata in tempi molto lunghi. Però nel frattempo ha attraversato i deserti, ha camminato, ha fatto strada, è cresciuto. Prima di essere il padre di Isacco, Abramo è stato padre di buone idee, ha imparato a promuovere i valori della giustizia, della solidarietà e dell'ospitalità, ha lottato per la salvezza degli abitanti di Sodoma, ha lasciato al nipote Lot le terre migliori e lui si è preso quelle più aride. Forse tutto questo c'entra qualcosa con quella sete di onore e dignità, misura e sobrietà di cui parla Niccolò Fabi. Abramo entra nella logica del dono. Per lui la terra non può essere soltanto calpestata, comprata, sfruttata, usata e poi svilita. La terra per Abramo non sarà mai un possesso. La terra è la promessa di Dio e quindi un dono che va aspettato e condiviso nello stile dell'ospitalità. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni praticandola hanno accolto senza saperlo degli angeli. Si chiude così la lettera agli ebrei, con questa allusione ad Abramo, modello universale di accoglienza. È così che un uomo diventa padre, quando smette di lamentarsi e capisce che deve restituire agli altri il dono della vita. È un insegnamento che attraversa i secoli, da chi è vissuto 4.000 anni fa come Abramo, fino ai giorni nostri, al 2012, l'anno in cui Niccolò Fabi torna ad essere padre, padre di buone idee musicali e papà del piccolo Kim. Radio Vigiova. In God We Tunes.